Do il parere favorevole, gli altri si intendono con parere contrario. Ok. L'unico allora, con parere favorevole è l'emendamento mi perdoni della Commissione. Un istante, relatore Carbone. Onorevole 40, ha dei ritiri da comunicare? Lei intende intervenire sul complesso, allora è bene che però andava chiesto un po' prima, comunque insomma diciamo non abbiamo dato ancora i pareri, quindi lo si può fare se lei intende farlo. Mentre mi perdoni un istante, onorevole Dorina Bianchi, per quanto riguarda il suo intervento, lei per alcuni ritiri? Allora, nel frattempo lei li comunica alla Presidenza, io faccio intervenire l'onorevole 40 così poi li leggiamo. Prego onorevole 40. Grazie Presidente. Ma questo articolo parla della conferenza dei servizi e su questo iniziano ad esserci dei problemi. Tengo a fare un intervento perché ci sono alcune questioni rispetto alle quali abbiamo presentato degli emendamenti che in particolare riguardano i temi ambientali. Quali sono i temi su cui noi vorremmo portare un po' di attenzione in quest'Aula? Innanzitutto uno, quello della possibilità del silenzio assenso su questioni che riguardino i temi ambientali e beni culturali. Ora, la conferenza dei servizi è uno strumento che viene utilizzato per semplificare le procedure amministrative, ma anche per consentire il confronto tra amministrazioni e privati, laddove ci siano appunto delle questioni che possano suscitare dei contrasti. Ora, la norma vigente ha escluso il fatto che su temi sensibili vi possa appunto essere il silenzio assenso, e questo è evidente in un paese come il nostro, in cui le questioni ambientali sono centrali e rispetto alle quali occorrerebbe avere una particolare attenzione. Allora qui forse il tema, se il tema è l'efficienza dell'amministrazione, il tema sarebbe sanzionare quei soggetti che non rispettano i tempi, che non consentono le procedure anche rapide per risolvere il problema. Pensiamo invece che aggirare i problemi della pubblica amministrazione, ponendo il tema del silenzio assenso anche su questioni delicate come queste, sia un errore grave. Poi c'è un'altra questione rispetto alla quale si poteva provare con questo provvedimento a entrare un po' più nel merito e diciamo a normare una questione che in altri paesi è di attualità e di grande importanza, cioè il tema del dibattito pubblico. Esistono questioni rispetto alle quali sono coinvolti territori, comunità, e parliamo di questioni che spesso hanno un impatto molto forte sui territori che sono coinvolti, parliamo di grandi opere pubbliche, oppure parliamo di interventi che diciamo hanno anche un aspetto oneroso rilevante. Allora, da questo punto di vista, introdurre dei meccanismi di maggiore partecipazione diretta, pensando appunto a un dibattito pubblico che sia anche vincolante per la realizzazione dell'opera, pensiamo che sia una scelta fondamentale, strategica, e per la cura del territorio e per coinvolgere i cittadini su opere che avranno una ricaduta diretta su di loro. Quindi da questo punto di vista io credo che sia un'occasione persa, perché su queste due questioni, sul tema del silenzio assenso, si fa un evidente passo indietro molto grave dal nostro punto di vista, e sulla possibilità invece di normare attraverso il dibattito pubblico io credo che sia invece un'occasione persa e si potevano fare delle scelte in linea con altri paesi europei. Grazie. La ringrazio onorevole 40. A questo punto mi sembra il caso che si proceda con i pareri. Per il relatore Carbone mi pare vale la stessa premessa dell'altra volta, quindi tutti contrari tranne quelli che adesso lei mi segnala. Stiamo parlando dell'articolo 2, prego. L'articolo 2, sì, la premessa è quella che diceva lei, Presidente. L'articolo 2, l'unico con parere favorevole è il 2.500 della Commissione, che è a pagina 41 dopo il 2.61. Perfetto, benissimo. A questo punto chiedo ai due relatori di minoranza, mi chiamo gli emendamenti, onorevole 40 e onorevole Lombardi che è già pronta. Siamo a pagina 23, cominciamo col 2.1. Prego. Contrario. Ci rimettiamo all'aula.
Andiamo a pagina 25.